Nel 2012 abbiamo identificato questa alterazione, è stato un passo molto importante perché fino al 2012 si riteneva che fusioni geniche non fossero presenti nei tumori solidi, erano state identificate solo nei tumori del sangue. Da allora ci siamo intestarditi a cercare di capire qual era il meccanismo con cui questa fusione di due geni che si chiamano FGFR3 e TAC3, come potessero generare un tumore, con quale meccanismo attivassero tutte le caratteristiche più maligne di un tumore. E in questi 3 anni siamo riusciti ad arrivare a capire che questa fusione mette in moto un meccanismo di attivazione della produzione di energia della cellula assolutamente atipica, contribuisce ad accelerare la produzione di energia in maniera totalmente aberrante, in assenza anche di fattori di nutrizione per la cellula stessa. La cellula tumorale, quando include la fusione, può crescere perché produce autonomamente energia. Questa caratteristica fortunatamente potrebbe essere bloccata, e noi lo abbiamo dimostrato, può essere bloccata da alcuni farmaci che proprio inibiscono l'attività di quegli organi che producono l'energia, i mitocondri. Sono piccoli organi all'interno della cellula. Probabilmente nessuno ne ha sentito mai parlare, ma sono quelli che ci fanno andare ogni giorno, perché sono gli organi che producono energia in ogni tipo di cellula di ogni tessuto. Liceo a Conversano, poi subito via. Allora, che ricordi ha e come si trova ogni volta che torna? Il liceo a Conversano è stato uno dei periodi più belli, penso, della mia vita, a parte che ero molto giovane. E di Conversano un ricordo molto bello, ancora delle amiche, ogni tanto ci sentiamo. Insomma, ho fatto i miei studi con molta dedizione a Conversano e sono stata molto fortunata perché ho avuto degli insegnanti che mi hanno veramente motivato ad essere molto resilient, come si dice, ad essere Motivata. No, motivata a continuare a lottare anche quando le cose non vanno. E la ricerca è proprio questo: non sempre tutto va bene, non sempre ottieni i risultati che vuoi nel tempo che vorresti. E invece non devi mai lasciare, insomma, perderti d'animo, devi sempre insistere, devi continuare a lottare fino a che non raggiungi il risultato. Devo dire che è stato un buon training quello del liceo classico, che c'erano professori che ti sferzavano, ma ti facevano comunque, diciamo, andare avanti e poi alla fine avere la soddisfazione di riuscire. Conversano è sempre nel mio cuore. Ma Ha Caltanissetta mai pensato? chiaramente, vabbè, è il posto dove vengo e anche molto volentieri. Cioè, l'aria che si respira è completamente diversa, è l'aria di casa.